Miei cari concittadini, devo ringraziare Franco Montagna che oggi mi dà la possibilità di rivolgermi a voi tramite Medianews. Ormai siamo arrivati alla fine dell'anno, ci stiamo appropinquando al 2016, abbiamo gli ultimi 2 giorni, 2 giorni che ci consentono di fare una certa riflessione. Chiedo a voi, com'è stato il 2015? Sicuramente mi risponderete uno schifo e tutto sommato non avete tutti i torti, perché noi con la nuova amministrazione abbiamo preso in mano un paese che era ridotto veramente, devo dire, al collasso, era in fin di vita. Stiamo cercando di risvegliarlo e credo che qualche cosa di utile fino ad oggi l'abbiamo fatto. Intanto abbiamo la possibilità di vedere un paese quantomeno più pulito e questo ci dà la possibilità di offrire a tutti un ambiente sano, un ambiente in cui poter crescere i nostri nipoti, i nostri figli. Devo purtroppo fare una lamentela che l'inciviltà nel nostro territorio è di casa. Stiamo cercando in tutti i modi di combatterla, speriamo di riuscire. Nel prossimo mese di gennaio, nella prima decade di gennaio, incomincerà a partire la differenziata. Già abbiamo tutti i sacchetti pronti per poterle distribuirle nelle zone nelle quali avverrà la raccolta porta a porta col sistema differenziato. Partiremo con quartieri e contiamo entro fine gennaio di estenderla a tutto l'abitato di Villabate. Stiamo lavorando a 360 gradi, non lo dico per vantarci perché la mia amministrazione sta cercando veramente di bruciare tutte le tappe. Come sapete, abbiamo già un consistente finanziamento per la costruzione di una nuova scuola, come avevamo già programmato durante la nostra campagna elettorale. Vi do anche un'altra bella notizia, che quanto prima diventeremo finalmente proprietari del Cinema delle Palme perché il finanziamento è a buon punto e entro fine gennaio avremo una risposta concreta in questo senso. Stiamo sgomberando i locali della piazza dove c'era il centro diurno che stiamo spostando in un altro locale nella via Alcide De Gasperi, un immobile confiscato alla mafia, un immobile abbastanza ampio di 130 metri quadri dove i nostri anziani potranno riunirsi e continuare a fare la loro vita sociale come hanno fatto oggi. Nella piazza noi la risveglieremo e la risveglieremo in un modo molto semplice. Lì verranno a breve piazzata, collocata la Protezione Civile. La Protezione Civile eserciterà una sorta di vigilanza per l'intera piazza in modo da poterla tenere, diciamo, in ordine, sgombra e non abbiano a verificarsi tutte quelle porcherie che oggi si verificano con le persone che addirittura vanno a fare i loro bisognini pure nelle aiuole. Purtroppo il nostro territorio è anche questo. Poi, nella biblioteca comunale, in uno dei locali della biblioteca comunale, verrà piazzata l'associazione Volontari Infermieri, laddove verrà creato proprio un posto di pronto soccorso a beneficio della cittadinanza. Nei locali del Parchetto della Musica, quelli più grandi, la offriamo alle associazioni dei giovani, alle associazioni di volontariato che vogliono creare un centro polivalente, una sorta di caffè letterario dove poter fare riunioni, organizzazioni, mostre e tutto il resto. Stiamo ancora lavorando per per sistemare le palestre comunali, in particolare quella che è dietro la stazione dei Carabinieri. Tra poco partirà un bando in modo che un'associazione la prenda, la trasformi, anche quello diventi palestra e allo stesso tempo anche un locale polivalente tipo teatro a vantaggio delle scuole. Insomma, il 2016 credo che si presenti molto più roseo di quello che è stato il 2015 perché stiamo anche lavorando per poter finalmente valorizzare la zona artigianale e industriale perché già abbiamo delle richieste da parte di grosse industrie che vogliono venire a mettere nel nostro territorio le loro imprese, con la creazione di posti di lavoro che sono la linfa vitale. Insomma, con tutte queste iniziative che il 2016 ci prepara, posso dire veramente a tutti buon anno, tanti auguri per tutte le famiglie, l'amministrazione è sempre a vostra disposizione per tutti i vostri bisogni. Contattateci e soprattutto ecco il segno del risveglio, il giorno 31 dicembre, dove in piazza ci sarà
aspetteremo l'arrivo del nuovo anno con un nuovo spettacolo nel quale spero tutti vogliate partecipare. Auguri ancora.